Di rilevanza nazionale ed internazionale, Marcangolo, il congresso che fa il punto sugli obiettivi raggiunti in oncologia con uno sguardo al futuro della ricerca oncologica, in occasione della nona edizione che si è tenuta nella splendida cornice di Villa Bonaparte a Porto San Giorgio, ha riunito i professionisti d'eccellenza di varie discipline mediche. Il meeting multidisciplinare, annuale ed itinerante, ideato dalla professoressa Rossana Verardi, direttore della Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona, e dal dottor Renato Bisogni, oncologo e dirigente medico dell'oncologia dell'ospedale Murri di Fermo, in breve tempo è diventato un punto di riferimento per l'oncologia e la ricerca medico-farmaceutica a livello europeo. In realtà il sottotitolo dell'evento di oggi, del Marcangolo 9, è L'amor che muove il sole e le altre stelle, proprio perché abbiamo scelto di far prevalere il sentimento oltre alla scientificità. Quindi questo evento, che fa il punto della situazione a fine anno sulle novità oncologiche dell'anno, di fatto vuole mettere il paziente al centro, e quindi l'amore per il proprio lavoro, per i pazienti e i loro familiari, la generosità che ci muove proprio nel nostro lavoro quotidiano e la volontà di fare rete, generosità anche nei confronti dei colleghi e diventare tutti più bravi insieme. Quindi l'obiettivo proprio del convegno Marcangolo, giunto oggi alla nona edizione, è questo. Fare rete che voi avete ampiamente dimostrato con questa sinergia che vi vede da Ancona al Fermano e anche in aree più ampie. Marcangolo nasce proprio per questo, siamo alla nona edizione ed è già indicativo del fatto che è un evento importante, e nella sua volontà di essere itinerante raggiunge proprio tutte le città marchigiane, tutti i professionisti marchigiani. L'abbiamo pensato anche e soprattutto per i giovani, è gratuito nella sua partecipazione, proprio perché vogliamo anche far crescere comunque le generazioni di domani, quelli che saranno gli oncologi di oggi ma anche di domani. Torna Marcangolo nel Fermano e torna con gli obiettivi che si è sempre fissato. Esattamente, Marcangolo è un congresso itinerante, oggi è la nona edizione, che cerca di fare il punto della situazione sulle novità fatte fino a ieri, delle ricerche scientifiche e di tutto ciò che c'è di nuovo in campo oncologico. Noi oggi diremo a tutti i nostri colleghi a che punto siamo, e così avremo un linguaggio comune domani da comunicare ai nostri pazienti. Con oggi si va a fissare un'area vasta, ampia, immaginaria, che è quella marchigiana, ma anche oltre regione. Speriamo, noi cerchiamo di esportare questo progetto, ovviamente. Il suo modo di essere itinerante fa sì che non sia rilegato in un unico posto, ma che sia patrimonio di tutte le oncologie e di tutti i pazienti e di tutte le persone marchigiane. Per cui ci teniamo davvero, se poi andremo oltre sarà soltanto un grosso risultato. Tra le parole importanti che presenta questo incontro c'è amore, che è quello che ha mosso sia lei che la professoressa Berardi. Io credo che sono importanti i farmaci, sono importanti le ricerche, ma è anche importante l'accoglienza, l'empatia verso i nostri pazienti. E quando un paziente è già in una situazione molto difficile, trova un ambiente freddo, difficile da affrontare, credo che affronti anche peggio la sua malattia. Se invece noi lo rendiamo accogliente, riusciamo a fargli sentire che capiamo le sue esigenze, che gli siamo davvero vicino e non solo formalmente, questo lo aiuterà molto a lui e alle sue familiari. Volontà degli ideatori è stata fin dall'inizio soprattutto quella di rivolgersi ai giovani specialisti che operano nella Regione Marche e che a volte incontrano difficoltà a partecipare a congressi e meeting perché spesso onerosi. Proprio per questo motivo, 9 anni fa, si è pensato ad un incontro annuale di alta qualità in ambito regionale, con relatori di elevato livello scientifico, totalmente gratuito per i partecipanti. È certamente un evento molto importante perché fa il punto ogni anno, ormai da 9 anni, nella Regione Marche, su quali sono stati i risultati migliori e più importanti nell'anno nei progressi dell'oncologia. Questo è importante perché, nonostante i progressi in oncologia siano piccoli, ma sono piccoli passi giorno dopo giorno e anno dopo anno che stanno rendendo sempre più possibile diagnosticare e curare in modo efficace un gruppo enorme di malattie molto diverse da loro, che noi chiamiamo cancro. E nella Regione Marche abbiamo un gruppo veramente importante di oncologi medici, di oncologi chirurghi e di professionisti che si occupano della salute del paziente oncologico, che ogni anno si incontrano per discutere i risultati più importanti
della ricerca in oncologia da applicare nella pratica clinica. Se dovesse fare una sintesi di queste novità, come si esprimerebbe? Certamente quest'anno è stato un anno importante perché abbiamo sempre più avuto risultati consolidati sull'uso dei farmaci della cosiddetta immunoterapia in molte neoplasie, non solo nel melanoma e nel tumore del polmone, che sono stati i primi tumori in cui questi trattamenti si sono dimostrati efficaci, ma anche in tante altre malattie, per cui l'immunoterapia insieme con le terapie a bersaglio molecolare e la chemioterapia sta diventando sempre più uno dei pilastri chiave per la terapia medica dei tumori. Stiamo imparando purtroppo che non tutti i pazienti rispondono all'immunoterapia, ma stiamo imparando che ci sono possibilità di superare questi meccanismi di resistenza con altri farmaci che verranno. E inoltre quello che quest'anno ci ha insegnato è che sempre di più un approccio integrato è la chiave per giungere al miglior trattamento nei pazienti oncologici. Oncologi, chirurghi, gastroenterologi, pneumologi, radiologi e radioterapisti si sono ritrovati per approfondire le proprie conoscenze, soprattutto in merito all'approccio terapeutico integrato e alle novità terapeutiche di alcune tra le neoplasie per cui ad oggi non sempre esiste una strategia terapeutica univoca o sono disponibili numerose opzioni per cui la scelta della strategia e della sequenza rappresentano elementi cruciali. Come di fondamentale supporto diventa il contributo delle varie associazioni che operano in ambito oncologico. Concetto ben rappresentato dalla frase del sommo poeta: l'amor che muove il sole e le altre stelle. In questo caso le stelle nelle Marche sono tutte le associazioni dei cittadini che si occupano della questione dei tumori, sono le associazioni dei pazienti, le famiglie, sono tanti volontari che ci mettono del loro dalla mattina alla sera, che si prendono carico delle persone che stanno male. Le stelle sono tutti coloro che si occupano di prevenzione, che fanno in modo che le persone possano arrivare a farsi avere una diagnosi prima che succeda il peggio. Ricordiamo gli screening, ecco, troppo poco frequentati, dobbiamo fare molto di più da questo punto di vista. Le stelle sono tutti i cittadini che hanno coscienza del fatto che oggi bisogna comunicare di più e meglio, non attraverso il dottor Internet, che semplicemente dice le cose a una platea acritica, ma attraverso l'approfondimento che solamente un rapporto giusto con i professionisti, con quelli che stanno in ospedale, con quelli che stanno nell'università, con quelli che stanno dentro gli ambulatori dei medici di famiglia, possono rendere appunto la possibilità di avere un futuro importante, fausto verso questa patologia che è la patologia tumorale, che può essere sconfitta così come lei è una patologia multifattoriale, può essere sconfitta solo da tanti fattori in campo. Prima di tutto dalla volontà delle persone. Ecco che l'amor che muove il sole e le altre stelle sarà quello che sconfiggerà i tumori, spero al più presto possibile. La Regione su questo progetto ci ha creduto fin dall'inizio, io appunto la sto seguendo per conto naturalmente del Presidente, ma diciamo della Giunta sul piano proprio politico, proprio perché riteniamo che la crescita di una rete, che significa appunto armonizzare comportamenti tra i professionisti, ma non solo, coinvolgimento delle associazioni di volontariato, che significa dare, come dire, alla nostra regione terapie innovative, genetica medica, ma anche programmi di prevenzione, è uno delle, come dire, delle strade, degli obiettivi che come regione ci siamo posti. Ognuno nelle realtà locali negli anni ha cercato di mettere a sistema dei percorsi che comunque potessero rispondere direttamente alle esigenze locali. Chiaramente abbiamo bisogno di un'organizzazione più vasta, con professionalità di secondo livello. Noi nel territorio localmente riusciamo a garantire il primo livello, riusciamo a fare la prevenzione, ma poi abbiamo bisogno anche di specialità alte, di tecnologie e di risposte anche più importanti, per cui abbiamo necessità assoluta che questo percorso sia messo in un sistema a rete.
Sono sinceramente grato al dirigente medico dottor Bisogni e alla professoressa Berardi per aver scelto e riportato questo importante congresso, questa importante iniziativa a Porto San Giorgio, scegliendo questa sede, la Reggia Imperiale di Villa Bonaparte, per un appuntamento molto importante, una riflessione su temi che riguardano ahimè un po' tutti, e allora Porto San Giorgio, che è città di accoglienza, lo fa anche ricevendo questo insieme di oncologi, di medici per questa importante iniziativa. Per noi ospitare questa congressistica di qualità nel nostro territorio è sempre molto importante, chiaramente parlo di territorio immaginando fermo Porto San Giorgio come una città diffusa, no? Anche se con due entità amministrative diverse. E poi ci troviamo in un momento in cui la nostra sanità sta ragionando sulle strutture, ragionando e non solo, perché ormai siamo alla partenza del cantiere, speriamo, del nuovo ospedale di Fermo, ma quello che dobbiamo sapere è che al di là del contenitore i contenuti sono di eccellenza, sono molto validi e sono soprattutto sempre in fase di aggiornamento e di confronto con loro stessi. Quindi un ringraziamento anche al dottor Bisogni per questo focus fatto qui nel nostro territorio per questi duplice ordine di motivi. 8 le sessioni scientifiche affrontate, con interventi dei più grandi specialisti oncologi. Oltre al dottor Fortunato Ciardiello, che abbiamo ascoltato, il dottor Giuseppe Procopio dell'Istituto Nazionale Tumori, il dottor Marcello Tiseo da Parma o la dottoressa Maria Grazia Ghi da Padova. Il convegno, che ha attribuito 12 crediti ECM, ha avuto il patrocinio degli ospedali riuniti, dell'Università Politecnica delle Marche, della città di Porto San Giorgio e della città di Fermo, nonché dell'Asur Marche Area Vasta 4. L'appuntamento all'edizione numero 10 di Marcangolo viene dato direttamente dalla professoressa Berardi ed è un appuntamento che si presenta con un riferimento esplicito alla magia. Non abbiamo neanche finito l'edizione del 2017, siamo già proiettati nell'anno prossimo, ma l'oncologia è così, è un mondo effervescente, un mondo di grande dinamismo, di grandi novità. La prossima edizione si terrà il 30 novembre del 2018, il tema sarà la magia, Harry Potter, proprio perché l'oncologia unisce un po' tante sfaccettature, tanti sentimenti, e la magia sta a indicare proprio la possibilità di ottenere dei risultati positivi in ambito terapeutico per i nostri pazienti.